Allora, faccio una breve introduzione a questo video che sarà abbastanza lungo, dura circa una mezz'oretta, perché volevo inizialmente fare, diciamo, un'esposizione veloce di questa ricetta che ho chiamato la siciliana. Si tratta di un impasto con farine di grani antichi, principalmente di Maiorca, che è l'unico grano tenero siciliano antico che abbiamo, con un 10% circa di mix Russo e Lettuminia, lo vedrete. Io è da un po' che mi dedico allo studio di queste farine, per una questione nutrizionale preferisco utilizzare le farine grezze, quindi farine non raffinate, ma guardo alla napoletana come risultato finale e in 3 anni di studio credo di aver ottenuto un buon risultato che vi mostrerò nel video. Il video è pieno di tagli, l'ho sistemato nel modo migliore, però consiglio soprattutto a chi non avesse esperienza in merito di guardarlo tutto nei vari passaggi, sono divisi abbastanza bene. Mi farebbe piacere se i più esperti commentassero per condividere la loro esperienza, darmi dei consigli e darli anche agli altri utenti e coloro che invece vogliono ulteriori chiarimenti nel caso in cui io non sia stato sufficientemente chiaro. Possono tranquillamente commentare e li riceveranno quanto prima. E nel video ho cercato di non tagliare nulla, quindi ho fatto quasi tutti i passaggi, ho solo velocizzato la fase in cui incordavo, perché stare a guardare 10 minuti una planetaria che gira non era il caso, e ho saltato solo una delle 3 pieghe che do, perché la seconda piega che do a temperatura ambiente è identica alla prima. Per il resto potete praticamente seguire il video alla lettera, anche le tempistiche con gli orari che dirò sono quelle vere. C'è stato qualche passaggio sul sale, nel video si vede che metto solo l'olio e non il sale e non si capisce bene quando va messo il sale. E questo ve lo chiarisco adesso, il sale va messo o quando fate autolisi, se fate autolisi lunghe di 4-5 ore, o molto meglio, se fate autolisi corte, come spiego nel video, il sale va messo nello stesso momento in cui mettete l'olio per chiudere l'impasto. Quindi, quando considerate l'impasto chiuso, quella maglia che avete ottenuto vi soddisfa, l'olio e il sale vi aiutano, soprattutto il sale, a rinforzare la maglia. Mettetene poco perché avete farine integrali che hanno già un loro sapore e una loro identità. È forte. Questa insomma era l'unica correzione al video che in questo momento mi riservo di fare. Per il resto vi lascio alla visione e facciamo partire la sigla. Sciori, sciori, sciorilli tutto l'anno, l'amore camera sti ti ritorno. Sciori, sciori, sciorilli tutto l'anno, l'amore camera sti ti ritorno. La 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 la. Cominciamo. Questo è il mio lievito madre. Tecnicamente è un esubero, perché è un lievito madre che io semplicemente ho staccato da quello principale, ho fatto il rigenero e questo me lo sono preso. In realtà è farina manitoba, vedete che ancora ha molta corda. È stato impastato con 30 grammi di lievito madre su 100 grammi di farina per la semplice ragione che lo sto utilizzando per i panettoni e quindi mi serve un lievito molto forte. Quindi diciamo, un lievito madre di recupero, il cosiddetto esubero, ma è abbastanza forte. Vediamo, diciamo, che cosa ho, che quantità ho. Ho 90 grammi e andranno più che bene per un chilo, per mezzo chilo di impasto. Faremo mezzo chilo. Quindi, avendo 90 grammi, diciamo grosso modo, io calcolo su questa specie di prefermentino una idratazione di 160 ml, per correggere così ad occhio l'idratazione della pasta madre, che invece è idratata al 50%, in modo da ottenere un prefermento idratato al 60%. Questo è il mio modo di lavorare. E parto sempre dal 60%, che è l'idratazione minima per questo genere di farine, e poi via via salgo quanto voglio. Come vi dicevo, sono a 168 e sarei tentato di lasciarla, però forse è meglio toglierla. In effetti togliamone un pochettino e
fermiamoci al 160 precise. Non ho intenzione di fare la romana né di idratare tanto. Questo giro voglio tenermi basso con l'idratazione per farvi una classica pizza tonda. Questa è la farina che sto utilizzando, ve la faccio vedere, Molino d'Alessandro. Per adesso la vendono come prodotto da banco, è una farina un po' strana, è una zero, ma in realtà ha 4 grammi di fibre, per cui in realtà non è una zero. Insomma, è un po' strano questa tabella nutrizionale, però insomma, questa è. Quindi l'ho già aperta, ne ho già utilizzato un poco e in questo momento ne metto 250 grammi. Questo lavoro non mi serve per fare un prefermento perché stiamo lavorando con lievito madre, per cui in effetti di fatto si tratterebbe di fare un altro lievito madre con 250 grammi di farina e non è quello che vogliamo, sarebbe veramente troppa. Questo scopo, diciamo, questa operazione ha lo scopo di fare un minimo di autolisi sulla farina, che comunque è una farina debole, e di preparare il nostro lievito madre alle farine che utilizzeremo. Come vi dicevo nell'introduzione, diamo qua un'impastata veloce, non dobbiamo né incordare né nulla, dobbiamo solo assicurarci che tutto l'impasto abbia bevuto tutta la farina. Io qua ho questo guanto, oggi voi mi vedrete utilizzare la planetaria, cosa che io in genere non faccio mai, perché non posso impastare con questa mano, mi sono tagliato il dito e ne approfitto per utilizzare la planetaria. Che tendo a utilizzare veramente, veramente poco, non serve per impasti così piccoli. Bene, abbiamo dato questa impastata molto, molto veloce. Non è una vera biga, una vera e propria biga. Le bighe solitamente sono un po' più asciutte. Si idratano solitamente intorno al 40-45%. Questo diciamo che, vedete la consistenza. È abbastanza sodo ancora perché considerate che comunque c'è una manitoba come pasta madre che un po' mi aiuta. Bene, lo lascio così e lo copro. Lo farò riposare un paio d'ore al caldo a 26-28 gradi. E nel frattempo, con la stessa tecnica che non vi farò vedere perché è uguale, preparerò l'autolisi sull'altra farina. Va bene? E poi mischierò i due impasti. Stacco il video e riprendiamo più tardi. Va bene, questo è il panetto di poco fa, lo sto solo chiudendo. In realtà vi farò anche la seconda parte della pulizia, così vi spiego una cosa. Su farine deboli, macinate a pietra di questo tipo, non è opportuno fare tantissima autolisi, perché sono comunque farine che hanno di loro un'alta attività enzimatica, per cui magari incordate un po' meglio, però poi l'alveolo viene un po' più chiuso e anche la consistenza un attimino più gommosa. Quindi un'oretta la biga e una mezz'oretta e anche meno l'autolisi su questa farina, giusto per dargli un attimino di aiuto. Io per la prima volta impasterò con il guanto perché, insomma, come vedete, mi sono tagliato il dito e useremo la planetaria, non le mani. Mettiamo 200 grammi di questa farina, quindi sempre la maiorca di poco fa. E un 50 grammi di questa. Alla fine ho scelto Russello Tumminia, è macinata a pietra, vedrete 23 grammi di fibre, quindi molto carica di fibre, molto più del normale. Quindi ne metto un 50 grammi. Ne ho messo un po' di più, ma la lasciamo. Vedete che colore diverso che ha. E mettiamo al momento sempre 150 ml d'acqua questa volta. Anche qui un'impastatina veloce perché non stiamo impastando, dobbiamo solo anche la stessa esatta operazione di poco fa.
E a poi ritorneremo sull'impasto. Quindi il video lo stacco perché l'avete visto poco fa cosa faccio e riprendiamo quando i due impasti saranno pronti. Allora, per fare questa seconda parte di video ho preferito commentarlo, diciamo, in un secondo momento. E in questo momento sto prendendo le due bighe, la biga e il lato lisi, scusate, e le sto mettendo semplicemente nella planetaria. E qua vi mostro i due impasti, vedete come senza neanche averli impastati, dopo appena un'ora, diciamo, la maglia si è già formata. Questa, la biga, la biga questa qua che vi mostro ora, ha un minimo di lievitazione. Come vedete, lo scopo della biga non era far lievitare la massa, perché non vogliamo lavorare con 250 grammi di pasta madre, devono restare 90 grammi. Era solo aiutarmi con l'impastamento. Adesso sono a velocità quadrupla, ma sto solo facendo girare l'impastatrice e dovrei rallentare a breve per farvi vedere a che velocità si gira. Quindi ho solo mescolato i due impasti e ho aggiunto l'acqua, non tutta l'acqua, metà, quindi 25 ml. Qua ho rallentato apposta. Vedete con che velocità impasto. Il trucco è fare girare finché l'impasto non ha preso tutta l'acqua. Quindi quest'acqua che è rimasta sul bordo se la deve tirare l'impasto. Se vedete che l'impastatrice sta girando a vuoto, soprattutto col gancio può succedere, allora lo alzate, come a breve vi mostrerò, staccate l'impasto, lo ribaltate in ciotola stessa e riprendete. Come vedete, la velocità è minima. In questo modo non correte il rischio di scaldare l'impasto. Sono impasti che hanno poco glutine e che rischiano per questo motivo di essere smagliati facilmente. Quindi non esagerate né con il periodo di impastamento né con la velocità. Ora guardate questo impasto come si presenta molliccio. Io ve lo farò vedere. È assolutamente non incordato. Quindi nel mettere acqua, co cosa è successo? Che apparentemente abbiamo perso la maglia che avevamo nel momento in cui ci siamo limitati ad impastare i primi due panetti, che si erano incordati praticamente da soli. Quindi a questo punto cosa faccio? Stacco l'impasto dal gancio, che comunque un po' resta attaccato, quindi questo impasto che può sembrare non avere corde, invece vedrete a breve che ce l'ha. Tolgo tutto dalla planetaria, adesso faccio girare in questo modo, lo raggomitolo, vedete come comincia a prendere consistenza. E dopodiché dovrei passarlo nel ripiano. Esatto. Questo è il modo con cui dovete verificare se l'impasto è, diciamo, tenace, se l'impasto ha corda. Adesso sto facendo un paio di slap. Per far riprendere, diciamo, struttura all'impasto, perché la planetaria, badate bene che non è che proprio impasti, mescola, quindi un pochettino sfibra e stressa l'impasto. Quindi lo ripigliate e vedete che adesso un minimo di forza ce l'ha. Lo ributtate in ciotola, a questo punto è pronto per prendere, diciamo, la nuova acqua. E io ripasserò, diciamo, a una velocità sostenuta per evitare, insomma, di annoiarmi. Ho cercato di non tagliare nulla, ma soltanto di velocizzare, soprattutto per i principianti, perché così capiscono esattamente come si lavora. Vedete, l'impasto nuovamente scivola sull'acqua, piano piano riassorbe acqua, finché il gancio non è capace di tirarsi tutto l'impasto. A questo punto non insistete. Se resta un pezzettino di impasto attaccato sul fondo, non insistete con il gancio, ma di nuovo, come vi ho fatto vedere poco fa, staccatelo e andate a fare un po' di slap. Questo perché, giustamente, guardate qua come è liquido adesso questo impasto, sembra quasi inutilizzabile. Di nuovo pieghe, lo tiro fuori e di nuovo gli slap, che mi servono per asciugare un pochettino l'impasto. Se non dovesse avere questa consistenza, ma una consistenza ancora più liquida, rifatelo riposare questo impasto una mezz'oretta, anche un'oretta, e riprendete con l'impastamento. Come vedete, lo lavoro poco, ma anche così vi assicuro che l'impasto lo sto scaldando. Per cui, quando poi successivamente lo andate qua, sto mettendo l'olio, l'impasto è praticamente chiuso.
Quando poi andatelo a metterlo in frigo, diciamo, quanto avete lavorato e quanto avete scaldato l'impasto condizionerà molto la lievitazione. Più l'avete scaldato, più quell'impasto vi lievita in frigo, e quindi meno ore di frigo dovete fargli fare. Queste sono cose che, diciamo, ore che io non vi posso dare in maniera precisa. L'olio, vedete che là gli ha dato una consistenza, diciamo, un po' più appiccicosa. Io qua ho di nuovo rallentato, quindi adesso stiamo andando a velocità normale, perché lo sto praticamente chiudendo. L'impasto in questo modo è stato chiuso. E adesso io non so in l'olio, cioè, si è visto, ma diciamo il sale l'ho messo insieme all'olio. Con la velocità probabilmente non si è visto. Guardate, è liscio, si raccoglie bene, ma guardate che non è ancora perfettamente incordato, ma non ci interessa incordarlo. Noi adesso andiamo di piega, faremo una prima piega e poi lo metteremo in frigo, ritorneremo in frigo con le pieghe e vedrete come l'impasto invece in questo modo, quindi con le pieghe direttamente in frigo, acquisterà una bella maglia. Guardate che bello, ora stacco e riprendiamo col vocale. Che cos'è la perlatura dell'impasto? Vedete, questo è l'impasto che ha semplicemente riposato sul piano di lavoro. Noi lo prendiamo dal centro e lo pieghiamo praticamente a metà su se stesso, lo facciamo un paio di volte e poi, come vedete, procediamo a stringere il panetto cercando di dargli con le mani una forma tonda, con questo movimento, diciamo, a spirale. Dopodiché lo capovolgiamo, lo stringiamo in questo modo. E lo mettiamo nella nostra ciotola pronto per essere messo in frigo. Se vedete che i lembi cedono, li raccogliete di nuovo, proprio fate una cerniera. Vedete qua che sto facendo addirittura una cerniera per diciamo, stringere il più possibile i lembi. Dopodiché questo impasto potrà essere messo in frigo e lo tireremo fuori dopo 8 ore per fare le pieghe vere e proprie. Allora, l'altro video l'ho fatto senza audio, con il commento, qua invece possiamo continuare con il commento live. Ci sono stati dei problemi, c'era troppo rumore, ho preferito lavorare in quel modo. Come vedete l'impasto era incordato anche prima, io prima lavoravo incordando solo con le pieghe. E su frigo, quindi un'impastata veloce e poi andavo di pieghe in frigo. Ed è comunque un ottimo modo per lavorare. Questa volta invece ho proprio incordato bene con la planetaria e ora stiamo andando nelle pieghe e a distanza di 8 ore circa l'impasto ha passato la notte in frigo. Come vedete non ha lievitato e non era mia intenzione farlo lievitare. Perché sono farine deboli, per cui se la lievitazione partiva già in frigo, arrivavano scariche in cottura. E questa fase mi serve soltanto per fare maturare la farina, ma più che altro perché nelle mie intenzioni non era possibile, insomma, fare una lievitazione diretta per questioni di tempo. Diamo giusto qualche piega per rassodare l'impasto, anche se è un impasto sodo. Quindi non ha bisogno di grosse pieghe, io ne ho date due, diciamo, quando l'impasto era stato chiuso e ne sto dando una ora, diciamo, uscita da frigo. Come vedete non uso olio, non uso farina perché l'impasto uscito da frigo è un impasto molto asciutto, con un glutine molto rigido. Quindi andiamo con una piccola perlatura. Se voi fate questa operazione, diciamo, non avendo incordato l'impasto prima, vedete come ad ogni piega la superficie diventa sempre più liscia e la maglia sempre più consistente. Qual è il problema di un impasto freddo? Che potreste avere una maglia glutinica persino troppo rigida, per cui se avete un impasto molto liquido, perché è molto idratato, quindi, o comunque fatto con farine integrali che si rilassano molto, lo staglio fatelo a freddo. Se invece, come in questo caso, la maglia è rigida, comunque è vero che abbiamo usato delle macine a pietra, ma erano delle tipo 1, allora prima di stagliare aspettate che la massa riposi un pochettino a temperatura ambiente, riprenda la temperatura ambiente, si acclimiti.
in modo che avete una possibilità di stagliare migliore. Qua se io staglio, strappo la maglia, ma non perché l'impasto non si è incordato, ma solo perché è freddo. Quindi aspettiamo questa pausa e poi procediamo con lo staglio. Dallo staglio in poi io lavoro così e faccio partire la lievitazione vera e propria. Quindi avendola bloccata in frigo, bloccata significa che non ho fatto lievitare a temperatura ambiente, ho messo subito al freddo, questo impasto non ha lievitato. Per cui può stare anche 24, anche 48 ore in frigo così, pur essendo una farina debole. Dopo le 48 ore comincia a diventare poco maneggiabile. Comincia a decidere. A quel punto, però, più l'avete tenuto in frigo e più dovete fare un appretto corto. E qui, in effetti, comunque abbiamo tenuto una decina di ore, quindi non tantissimo. Per cui staglio e vediamo assieme come va l'appretto. Se vi accorgete che sta lievitando troppo in fretta, perché c'è caldo fuori, queste cose purtroppo con il lievito madre sono prevedibili fino a un certo punto, la lievitazione è molto più costante, allora i panetti già stagliati li mettete in frigo e li uscite un paio d'ore dall'infornata. Quindi se voi vedete che hanno già completato la lievitazione, bloccatela nuovamente col frigo. Bene, comunque adesso sospendiamo e riprendiamo con lo staglio. Bene, è arrivato il momento dello staglio. Ho lasciato giusto il tempo che il panetto si rilassasse un attimino. È ancora freddo, ma possiamo procedere allo staglio senza paura di strappare la maglia. Vediamo come viene, come vedrete ho il guanto, quindi speriamo di riuscire a stagliare. Per lo staglio, i metri dello staglio sono tanti, io non vorrei perdermi su queste cose tecniche, perché penso che di video fatti meglio dei miei e da gente che ne capisce molto di più, ce ne sono tanti. A me interessa spiegarvi le farine, come trattarle e come dosarle, quindi tagliatele un pezzettino. Io faccio panette da 250-280 grammi, quindi molto, molto pieni. Ora il guanto purtroppo un poco mi ostacola, quindi dal centro voi andate a stirare con questo movimento, ve lo faccio piano. Vedete? Questo è il modo che preferisco io per stagliare, anche il più semplice. E poi chiudete e stringete bene. Ora, questa operazione, più l'impasto è asciutto, e più vi viene bene, più l'impasto è idratato, ovviamente, più complicato è. Ecco perché vi dicevo eventualmente di stagliare a freddo. Questo è il primo staglio, poi io tornerò con una pirlatura a chiusura. Intanto lavoro con pochi panetti, ne faccio al massimo 3-4, quindi posso permettermi di perdere tempo. Quindi di tornare e ritornare nei panetti. Vedete? Ora, giustamente io ho una mano che di fatto non funziona, quindi apprezzate, diciamo, la buona volontà. E chiudete. Ora, qua la mano che chiude è quella che ha il guanto, viene un po' male, però insomma. Vedete, quasi un po' si è aperto. Ora prova a stagliarli meglio con. È un po' complicato col guanto. Ora me lo tolgo per la pirlatura. Dico anche nella pesata, ovviamente 270-260, non dovete essere precisissimi, dicono, sono sempre prodotti casalinghi, l'importante è non avere diciamo, uno sbilanciamento eccessivo nei panetti, poi un po' più grandi, un po' più piccoli, non succede nulla. Li faccio abbondanti perché poi lascio un buon cornicione, che è comunque un cornicione spesso, anche se diciamo alto. Anche se è un cornicione di pasta, non è un cornicione alto perché è alveolatissimo. Queste farine non daranno un'alveolatura grande, no? Non è la pizza a canotto che stiamo cercando, ovviamente. Quindi, dopo che avete stagliato, quindi a staglio fatto, tornate sui panetti e gli date una pirlatura piccola piccola. Io la sto facendo anche perché veramente col guanto non riuscivo a farlo bene. L'importante è che lo tirate molto. E che sopra lo chiudete.
Poi non stateli troppo a maneggiare, perché poi più li maneggiate, peggio è. Sono farine che comunque hanno poco glutine. Va bene, ora che cosa farò? Non so se questa parte ve la faccio vedere. Aspetto che riposino un pochettino. Ci ritorno per farvi vedere, diciamo per chiuderli un po' meglio, per stringerli un po' meglio. Poi li metto in teglia, li lascio lievitare dalle 4 alle 6 ore e poi possono andare direttamente in forno. Bene, siamo intorno all'1 e 10, i panetti si presentano così, come vi dicevo li ho rigenerati una sola volta e tutto sommato sono tenaci, vi posso assicurare per il tipo di farina che abbiamo utilizzato. E adesso procediamo a spianarlo. Il forno è a 400 gradi e insomma vi farò vedere nei limiti dello spazio che ho a disposizione, come è possibile spianare questo tipo di impasti che comunque sono molto rilassati. Io qua ho questa teglia che uso per spianare. Come vedete, ho messo molta integrale, molta farina di rimacino. Confesso di mettere qua tutti i rimasugli delle farine. L'importante è che siano farine diciamo molto granulose, che aiutino in qualche modo ad asciugare l'impasto una volta che voi lo stendete, perché il rischio è che vi resti appiccicato nella pala. E quindi buttiamo la farina sul panetto che vogliamo prendere. In questa fase non vi preoccupate se esagerate con la farina, perché tanto comunque la toglierete quando poi andrete a fare, diciamo, il disco di pizza. Ve la tirate in questo modo. La spugna, quindi la parte di sotto, questo qua un attimo che lo tolgo, va sopra. Quindi la spugna la mettiamo qui sotto. E letteralmente inondiamo il panetto di farina, preoccupandoci sotto di non avere la montagnola. Questo non è un impasto idratatissimo, quindi tutto sommato credo che non avremo difficoltà a spianarlo. Gli date una prima lavorazione, quindi così. Come vedete è molto rilassato, quindi quasi si spiana da solo. Poi lo togliete e ve lo mettete sul piano di lavoro. Ora, se notate che vi appiccica, perché magari l'impasto è un po' più bagnato, queste farine, diciamo, tendono a prendersi acqua in fase di impastamento, ma poi la buttano durante la lievitazione. In realtà qua non abbiamo lavorato molto con farine grezze, non sono tantissime, diciamo, sono abbastanza raffinate, per cui non hanno buttato chissà quanta acqua, però può succedere. Ora, va bene così, l'impasto, diciamo, stile napoletano. Io qua non ho fatto questa manovra così perché non c'è bisogno con questo impasto, è praticamente già spianato. L'impasto stile napoletano ve lo finite di, diciamo, di allargare in teglia, scusatemi, in pala. Anche perché, siccome dovete strascicarla questa pizza, se è più piccolina e non l'avete proprio stirata, vi viene meglio, evitate di romperla. Ora io sto prendendo la pala, mi dispiace, sto prendendo la pala, mi dispiace mi sia tolto. Questa è il tipo di pala che vi serve. Ora che facciamo? La prima la facciamo solo pomodoro e mozzarella. Ci metto un po' di formaggio, non me ne vogliono i napoletani, c'è chi lo fa, chi dice che ci va, chi dice che non ci va. Il pomodoro è meglio se lo passate prima con un frullino in modo che non presenta, diciamo, i classici tocchettoni, perché è essenziale in questa fase non schiacciare col cucchiaio la pizza perché potrebbe attaccarsi sul fondo. Quindi metto un po' di formaggio, la mozzarella la lascio sana a pezzetti così, ho sempre fatto così, non esagerate con la mozzarella, non devono essere strapiene di formaggio, si deve sentire un po' l'impasto. E il basilico per me è un condimento, non è una decorazione, quindi ne metto veramente tanto e poi lo aggiungo pure dopo la cottura. Bene, diciamo, adesso la possiamo trascinare sulla pala. Io me la poggio così e me la tiro. Vedete?
Ebbene, la finite di allargare in questo modo. Più la allargate e meno cornicione avete. La pizza alla napoletana non prevede il cornicione. E a questo punto ci possiamo mettere l'olio. Basta, è pronta per infornare. E ovviamente la cottura, vedo se riesco a farvela vedere. Allora, il mio forno di casa è abbastanza sporco, vedete, io non sono uno pulito, ma questo video è un reality, quindi ho deciso di non nascondervi niente. La pizza, diciamo, nell'F1, io la tengo 2 minuti abbondanti, anche 2 minuti e mezzo. Non ho la fissa di tenerla il classico minuto e mezzo, diciamo, che prevede il disciplinare. Uno, perché non stiamo facendo una napoletana, e due, perché penso che invece l'impasto abbia bisogno di cuocere un attimino di più, altrimenti mangiamo impasti crudi. Non so se si vede come sta gonfiando il cornicione, segno che abbiamo lavorato bene. Quindi in cottura il cornicione si sta alzando tantissimo. Guardate qua un po' che roba. Ora io stacco il video perché devo girare questa pizza per fargli fare l'altro lato e chiuderla sulla resistenza alta. Ho fatto un video in cui vi ho fatto vedere questa cosa qui. Quindi stacco ed esco questa pizza. Perfetto ragazzi, questa è la pizza. Potevo forse spianarla un po' meglio, non è, diciamo, regolarissima. Guardate un po' come è gonfiato il cornicione. Ovviamente ha un minimo di rigidità, intanto perché è calda e poi perché ci abbiamo messo anche un po' di rimacino, l'abbiamo tenuto un po' più in forno. Ci mettiamo giusto 2 foglioline di basilico fresche che fanno sempre scena e un goccino d'olio dopo la cottura. Bene, io il video l'ho finito, adesso vedo di farvi il video anche con le altre pizze, perché saranno pizze con condimenti un po' più particolari. In ogni caso, insomma, ci salutiamo. Guardate che bello. Mettete un like se il video vi è piaciuto e condividetelo. Fatemi sapere che ne pensate.